Domina per lunghi tratti di gara, ma alla fine la Vastese è costretta ad accontentarsi della divisione della posta al Nicola Tubaldi di Recanati. In terra marchigiana finisce 1-1 la sfida con la squadra di Alessandrini, che con gli ultimi rinforzi di mercato è così riuscita a sbarrare la strada a Fiore e Compagni, meno concreti rispetto alle precedenti esibizioni, ma pur sempre brillanti e propositivi. Alla fine però la vittoria non è arrivata, con il secondo posto che si allontana dopo il successo della Vispesaro a Campobasso. Recriminazioni in casa leopardiana per un gol annullato a Pera per un fuorigioco apparso molto dubbio. La Recanatese, completamente rinnovata in questo mercato, presenta in campo anche gli ultimi arrivati Pera e Falomi, il secondo ex Pescara. Per gli aragonesi la formazione è quella tipo, con Viscardi titolare in difesa e Bagaglini in panchina. Sugli spalti circa 300 spettatori, con il settore ospiti chiuso per decisione della prefettura di Macerata. Si comincia in un pomeriggio freddo e nuvoloso, avvio che vede al quinto Bittai approfittare di un errore in disimpegno di Olivieri con la conclusione di un soffio al lato dell'avanti aragonese. La risposta dei locali arriva all'ottavo con un tiro alto di Pera dall'interno dell'area di rigore. Al decimo però i locali passano in vantaggio grazie a Falomi, che sul cross di Pera sotto rete non sbaglia. Neanche il tempo di esultare, che la Vastese pareggia con un gran gol dalla distanza di Pizzutelli, che dopo 60 secondi rimette la gara sui binari della perfetta parità. Match subito frizzante con la squadra di Gianluca Colavitto, che si rivede al quarto d'ora con una punizione centrale di Fiore che Stefanelli para senza problemi. Gli abruzzesi fanno la partita, ma al 18° ci vuole un vero e proprio miracolo di Camerlengo su tiro a botta sicura di Nodari. La gara è aperta al 22° e Viscardi di testa su punizione calciata da Nicola Fiore ad incornare di un soffio al lato. La partita si mantiene equilibrata con diversi capovolgimenti di fronte. Al 35° ci riprova De Feo e sempre dalla distanza, con la mira questa volta non delle migliori. Dopo 2 minuti tocca invece a Leonetti concludere debolmente in area fra le braccia di Stefanelli. Secondo tempo con gli stessi 22 d'inizio gara in campo, le prime fasi di ripresa non regalano grandi emozioni, con gli abruzzesi a spingere però con maggiore decisione. Al 12° un errore della difesa aragonese per poco non costa caro, con Viscardi che poi va a salvare alla disperata su Pera al momento della conclusione dell'avanti marchigiano. Al 15° esordio stagionale nella Vastese per Cherillo, che prende il posto di Bittaie. Al 18° proprio l'ex Portici di testa va a colpire un palo clamoroso con Stefanelli che sembra battuto. Cresce la pressione dei biancorossi, che però rischiano al 24° con un colpo di testa di Nodari, che trova però la pronta respinta di Camerlengo che blocca proprio sulla linea di porta. Al 25° è clamorosa poi l'occasione che capita invece sui piedi di Stivaletta, che calcia incredibilmente però al lato. Al 26° i locali trovano con Pera il gol del 2-1, che viene annullato per fuorigioco dell'ex giocatore del Matelica, decisione che scatena le proteste dei padroni di casa. Le due squadre non si accontentano e spingono alla ricerca della vittoria. Al 36° si rivede la squadra abruzzese con Stivaletta, che mette ancora al lato. Nel finale di match i ragazzi del presidente Bolami si rivedono con un tiro fuori di De Feo e poi il recupero con 2 minuti di overtime in cui non accade più nulla, e da domani in casa biancorossa si inizierà a pensare al derby di domenica prossima all'Aragona con l'Aquila. Ma da quello che mi dicono, sia il gol che il colpo di testa potevano essere delle reti. È normale che queste sono partite, soprattutto nella nostra posizione, che si gioca anche sugli episodi, perché come hai detto tu abbiamo giocato contro una compagine forte, ben allenata, ben organizzata, perciò non era facile, però ce la siamo giocata. È normale che ancora non c'è la giusta condizione, il giusto inserimento anche dei nuovi, ci dobbiamo conoscere un po', però insomma cominciamo ad avere un'idea di squadra dove tutti si aiutano, dove si lotta, si combatte, e probabilmente insomma se ci dava il gol che come sembra era valido, magari potevamo anche vincere. Una Vastese più che positiva, non riesce ad espugnare il Tubaldi di Recanati. Oggi con Colavitto possiamo dire che probabilmente la sua squadra è stata meno concreta del solito, aveva avuto 5-6 occasioni, anche un palo, ma non siete riusciti a segnare più di un gol. Ragazzi, comunque devo fare un plauso, perché hanno sviluppato tanto gioco e veramente per me che li alleno è un piacere allenarli. Dobbiamo mantenere questa umiltà e bisogna continuare così.
Abbiamo concesso qualcosina in situazioni in uscita, perché comunque la squadra sviluppa sempre il gioco da dietro ed è normale che nell'arco dei 95 minuti puoi sbagliare un qualcosina negli appoggi, però la squadra mi è piaciuta in quanto ha saputo dare ampiezza, profondità, cioè i principi di tattica collettiva sono stati espressi alla massima potenza, e quindi questo per me è un motivo d'orgoglio. Ecco. Esordi positivi per Tedesco e soprattutto per Cherillo, che dopo essere entrato in campo è andato a colpire un palo clamoroso di testa. Sì, sono ragazzi che si sono messi a disposizione e comunque lavorano per la causa, quindi Cherillo deve mettere minuti nelle gambe in quanto è venuto con un problemino e quindi me lo sta smaltendo, e quindi lo stesso Tedesco si è messo a disposizione. Comunque tutto a posto, tutto positivo. L'ultima battuta riguarda la mancata presenza di tifosi oggi al seguito della sua squadra. Hai toccato un tasto, sinceramente ci siamo rimasti male, perché è una squadra, la mia, veramente con una media di età molto bassa, e quando a quella componente, secondo me, anche di spensieratezza, di follia, che magari altre squadre non hanno, e con il supporto del pubblico oggi veramente secondo me ci poteva dare una mano, però avranno avuto le loro motivazioni per non farli venire, hanno sofferto da casa. Ecco. Domenica ci sarà questo derby con l'Aquila, altra partita difficile con una squadra che con delle partenze importanti oggi è riuscita a vincere con grande facilità con la Jesina. Sì, è una squadra che stimiamo e che rispettiamo, quindi è sempre un derby, quindi sarà una partita veramente tosta, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi.